Dunque, oggi proviamo a fare un primo esercizio in cui lavoreremo con un grafo reale, realistico perlomeno, no? Non inventato con quattro vertici banali presi da una slide, no? Quindi, partendo da un insieme di dati, da un dataset, come tanti ne useremo durante il corso, e domani ne vedrete altri due durante il laboratorio. Proviamo poi a costruire un grafo e farci qualche piccola operazione di navigazione, se riusciremo a avere tempo anche qualche visita, così vediamo come si fanno nella libreria JGraphT. Allora, visto che la volta scorsa parlando di grafi mi è venuto in mente l'esempio delle città, delle nazioni e l'informazione su quale nazione confina con quale altra nazione, sono andato a cercarmi un dataset che avesse questa informazione. Dataset geografici ce ne sono tantissimi, in cui ci sono le nazioni e la forma dei suoi confini, data proprio come linea spezzata in cui le coordinate dei vari punti permettono di disegnare i confini, ma ovviamente è un'informazione che a noi non serve fin troppo dettagliata. Alla fine sono riuscito a trovare questo sito strano, The Correlates of War, che di fatto raccoglie informazioni sulla base dei conflitti, no? Guerre e simili, che si sono avute oppure sono in corso tra le varie nazioni a livello mondiale. Qui sono dei volontari che vanno a raccogliere queste informazioni e tra i vari dataset che questi signori offrono, quindi tutte le, che ne so, le dispute militarizzate tra vari stati e cose del genere, ma ci sono i dati di base che di fatto contengono dei codici sugli stati e sui loro confini. Quindi, tanto per condividere con voi, molte volte quando ho bisogno di informazioni ci sono i dati da qualche parte reperibili. Ma non è quasi mai banale prendere i dati dalla forma in cui vengono forniti alla forma che serve a noi. Ad esempio, siamo così, a scartabellare in questi dataset, la cosa più semplice che ho trovato è questo country codes. Il country codes è una tabella che poi si può scaricare da qua, che è un file in formato CSV, no? Per vederlo, io l'ho aperto qua. Questo è un file in cui ci sono tre colonne, è un formato CSV sta per comma separated variables, no? È un file, un formato di testo pensato per rappresentare dati tabulari in cui c'è un dato per ogni riga e su ogni riga ci sono i vari campi separati da virgole o da punto e virgola. Excel in versione italiana ci mette gli piace vedere un punto e virgola anziché una virgola. Vabbè, non è molto difficile prendere questa cosa qua e convertirla in una tabella di un database. Anzi, vedete che Heidi ha già anche la funzione carica da SQL, da CSV, se voi avete già predisposto una tabella con le colonne. Sulla prima riga c'è il nome delle colonne. E rappresentano state hub, l'abbreviazione di uno stato, C code, la country code, è un codice numerico per quello stato, state name, che per qualche strano desiderio di risparmiare una lettera è stato scritto NME e non name per esteso. Rappresenta il nome per esteso dello stato. Quindi tu dici, bello, ci metto un attimo, prendo sta roba, converto in SQL e tiro su una tabella. Se non che dopo un po' ti accorgi che questa tabella qui, Dio solo sa perché, ha delle righe duplicate. Cuba c'è due volte, Haiti c'è due volte, Repubblica Dominicana c'è due volte, gli Stati Uniti no, il Canada c'è una volta sola. Quindi nel momento in cui voi volete importare questa cosa in un database relazionale in cui avete messo country code come chiave primaria, quando provate a importarlo vi dà errore perché dice no, caro mio, ci sono delle violazioni sulla chiave primaria e quindi devi ripulirlo oppure importarlo senza chiave, togliere i duplicati. Ve lo risparmio, questo lavoro l'ho già fatto io, solo per reintrodurvi un pochino al problema di importare dati esistenti. E quindi io ho importato questo in una tabella che useremo adesso, che contiene
ovviamente queste tre righe, country code, state abbreviation e state NME, io decido di lasciare i nomi della tabella identici a quelli del dato che ho scaricato, del file che ho scaricato, dove il country code è la chiave primaria, e poi ho creato un indice su state abbreviation, un indice di tipo unique, mentre chiaramente il country code è un codice numerico che userò come chiave primaria, anche il nome, l'abbreviazione dello stato voglio che non sia duplicata, che sia univoca, ma in ogni caso creare un indice velocizza le eventuali query di ricerca che dovessero avere come criterio di ricerca proprio l'abbreviazione. Non ho aggiunto invece indici sul nome dello stato. E qua si possono vedere gli stessi dati portati in SQL, già dentro il nostro MySQL. Per capirci, sono circa 218 righe, 218 nazioni. Quindi se noi vogliamo fare un grafo che ci dica quale stato confina con quale altro stato, prevediamo che questo grafo avrà 218 nodi. Che è già una certa dimensione, ecco. Tra l'altro questi signori qui lavorano anche in senso storico, per cui qua in questo database troverete degli stati, adesso non lo trovo a colpo d'occhio, degli stati che non esistono più, eccoli qua, cercavo proprio la Germania, c'è Germany, che è la Germania che conosciamo oggi, ma sono anche codificati la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Democratica Tedesca, che esistevano prima dell'unificazione delle due Germanie. Cosa è successo quando voi eravate piccolini piccolini? Ovviamente in termini di conflitti questi due stati hanno avuto il loro bel da fare. Quindi questo database è complessivo, elenca tutti gli stati esistenti o esistiti. Ok, c'è anche lo stato delle due Sicilie ancora codificato, quindi molti di questi oggi non hanno più senso, ma hanno un loro codice ancora. Quindi questa è la prima informazione, quali sono gli stati. L'altra informazione è quali sono i confini, cioè quale stato confina geograficamente con quale altro stato. Allora, sempre all'interno di questi dataset ce n'era un altro, adesso che veniva chiamato Direct Contiguity, vi faccio da vedere lo zip scaricato, no? Tra i vari dataset ce n'è uno che si chiama Contiguità. L'informazione di contiguità è spiegata da questo documento, perché non è banale, un documentino di 4 pagine che racconta da dove l'hanno preso i dati, con che criteri, eccetera, eccetera, e dice che i dati sono disponibili spezzettati in 3 diversi file, e ci dice per ciascuno di questi file qual è il loro contenuto. Allora, la cosa interessante, prima di andare a vedere il file, perché poi magari la useremo, questa informazione, è questo campo, adesso ingrandisco, continuity type, o contiguity type, perché io non ci avevo mai pensato prima, ma qual è la definizione di stati confinanti? Allora, c'è la definizione 1, quella che è forse quella che ci verrebbe in mente, stati che sono separati da terra o dal confine di un fiume. Allora li considero confinanti, cioè, si toccano veramente, no? Quindi by land non c'è continuità, attraverso un confine a metà di un campo, oppure river border, quindi c'è acqua che separa i due stati. Allora, in questo caso è la contiguità vera e propria. E poi ci sono dei vari gradi di contiguità via mare. No? Ad esempio il grado di contiguità 2 sono stati che sono separati da meno di 12 miglia d'acqua. Quindi di fatto, cioè, le acque territoriali si sovrappongono. Quindi vado a vedere, si toccano non gli stati terra, ma le acque territoriali che sono ancora facente parte del territorio dello stato stesso. E così via. C'è il livello 3, il livello 4, il livello 5, separati da 24 miglia d'acqua, da 150, da 400 miglia d'acqua e così via. No? Quindi in base a questi criteri potete scoprire che l'Inghilterra confina o no con la Francia a seconda di quale criterio di contiguità scegliete. Okay? Quindi nella tabella trovate anche questa informazione.
E di nuovo, poiché la tabella ha un senso storico, le informazioni sulla contiguità hanno una validità temporale, cioè a partire da un determinato anno e un certo mese di quell'anno, fino a quell'anno e certo mese di quell'anno. Poi ovviamente non è che smettono di essere contigui, nel senso che un terremoto le separate, ma probabilmente lo stato cambia nome, è stato separato, è stato diviso e quindi quella relazione lì non ha più senso di essere utilizzata. Che faccia hanno questi dati? Sono di nuovo un file CSV fatto in questo modo. Qui c'è un 2020, 2 USA 20 CAN 1920 1 3.1. Allora, quali sono i significati delle varie informazioni? Il primo lui lo chiama diade, lo vediamo dopo. Poi, numero dello stato 1, abbreviazione dello stato 1. Numero dello stato 2, abbreviazione dello stato 2, che è questo, il Canada. Quindi mi sta dicendo, lo stato 2 USA e lo stato 20 Canada sono adiacenti. Nel 1920, nel 21, nel 22, nel 23 e così via. Aspetta, cosa fai giusto? Che lo faccio perché se ne ce ne tre sì, questo è quello che poi ho importato. Contiguity type 1, cioè si toccano via terra. Perché l'USA Canada l'ho ripetuto tante volte? Ma perché per ogni anno in questo caso ha detto se erano contigui o no. Questo database copre gli anni che vanno dal 1920 al 2006 e qui c'è in tutti gli anni. Quindi di fatto tutta questa prima grossa parte della tabella è un'informazione che mi dice che dal 1920 al 2006 gli Stati Uniti e il Canada erano confinanti via terra. Poi c'è una seconda parte, USA con BHM, qualcuno può vedere, ah, Bahamas, gli USA con le Bahamas confinano dal 73, quindi non dal 1920, solo dal 1973, probabilmente prima lo stato del Bahamas non esisteva, non ho idea, scusate l'ignoranza, fino al giorno d'oggi. Però il tipo di contiguità è 4. Ovviamente Bahamas, essendo isole, sono distanti dalla costa degli Stati Uniti da 24 a 150 miglia, quindi sono entro le 150 miglia di range, ma maggiori delle 24. Quindi a seconda poi del tipo di contiguità che vogliamo considerare, ovviamente andremo a filtrare sulla base di questo dato. E questo file prosegue e va avanti per 71.000 righe, ecco, se le volete vedere sono tutte qua. Il primo campo su cui è soprasseduto, la prima colonna, che cosa indica? Lui la chiama diade. E indica la coppia di stati. C'è un modo veloce per cercare USA Canada, USA è 2, Canada è 20, il codice dei due stati lo mette su tre cifre, quindi sarebbe 002 020, ma convertito in intero i due zeri principali sono andati via. Quindi è rimasto 2020. È più facile da vedere se prendiamo degli stati i cui nomi hanno tre numeri, 325 l'Italia, 339 l'Albania. Ovviamente confinano via acqua, e il codice diade, diciamo, è 325339, è proprio la concatenazione dei codici numerici dei due stati. Con una anomalia, nel senso che se io vado a prendere, dovrebbero esserci, tre, esatto, qua. Se sono delle coppie di stati in cui il primo stato ha un codice maggiore del secondo, vedete che 345 è maggiore del 343, il codice di diade riporta sempre comunque per primo il numero piccolo e per secondo il numero grande. L'idea di chi ha fatto questo dataset è se vuoi questa coppia di stati, non devi farti due ricerche, prima A e B e poi B e A, ma la diade la componiamo per convenzione mettendo sempre prima davanti il numero minore tra i due.
avendo un database relazionale, di fatto questo lavoro qua lo facciamo fare al database, quello di trovare gli elementi, quindi di fatto forse non useremo mai questo campo, ma è solo per capirlo. Allora, qui ho fatto lo stesso lavoro di prima, preso questo dato, questo file, e l'ho importato come CSV in MySQL, e questo è sotto forma di questa tabella che ovviamente ha questi campi uguali alle colonne. La chiave primaria che ho impostato è stata sulla coppia numero di stato 1 e numero di stato 2. Ok. Dopodiché, diciamo che il lavoro qua non è finito, perché quello che ho scoperto è che alcuni di questi codici di stato, che erano presenti, se andiamo a vedere i file, ci sono alcuni stati che sono presenti in questo secondo file e non c'erano qui. C'erano tre, se non sbaglio. Uno ricordo, il Montenegro, che era nell'informazione di confine, ma non c'era nel codice degli stati. Allora, aggiungi a mano. Quindi non sempre i dati che trovi in giro sono poi così puliti, no, e pronti per essere utilizzati. Ok, questo è il database su cui vogliamo lavorare oggi. Non sempre i dati si prestano, diciamo così, ad essere direttamente immessi sotto forma di grafo, uno deve un attimo ragionarci. In questo caso abbiamo delle città, abbiamo questa informazione di contiguità che è scritta in questo modo particolare, strano, col contiguity type qua. Versione semplicemente la versione del file, è sempre 3.1 in questi slash qua, quindi non ci interessa. Allora, ciò che vogliamo fare è provare a costruire un grafo che ci dica quali nazioni confinano con quali altre, magari limitandoci al confine vero, quello che abbiamo in mente, il via terra, ok? O al massimo la contiguità 2. È carino andare a vedere che a livello di contiguità 2, meno di 25 miglia d'acqua, gli Stati Uniti confinano con la Russia. Lo stretto di Bering lassù, all'estremo nord-ovest dell'Alaska, confina col nord-est della Russia. Quindi, quando ci chiediamo se è possibile arrivare da uno stato all'altro, a piedi o a piedi con una barchetta e giacche molto pesanti. Allora, passando a noi. Io, per risparmiare un po' di tempo, sono partito da un progetto in cui ho già caricato qualcosa. In particolare ho già definito un bin per rappresentare l'informazione chiave, cioè il country, seguendo le regole che ci siamo dati la volta scorsa, no? Ho tre colonne, quindi avrò tre attributi della classe: country code, state abbreviation, state name. Proprio non ce l'ho fatta qui a dimenticare la A, l'ho voluta scrivere. Il costruttore con tutti i parametri, i getter e i setter per tutte le proprietà, hash code equals che lavorano sulla chiave primaria, quindi la chiave primaria in questo caso è il country code, vedete che nell'hash code viene usato solamente il country code, e idem nell'equals. E poi un toString che mi facesse vedere in modo comprensibile. Io qui ho fatto stampare l'abbreviazione e il nome dello stato e non ho stampato il country code perché mi sembrava che non servisse, per non aggiungere troppo. Quindi, partendo da questo bin di questo genere, voglio costruire un grafo. Allora, per costruire un grafo, vabbè, poi c'è il controller, la parte JavaFX, ma viene dopo. Devo raccogliere le informazioni che mi servono all'interno, come facciamo sempre, di un modello, di una classe che chiamiamo modello, che dovrà caricarsi in prima istanza l'elenco delle nazioni, del country, lo farà facendo ricorso al database, e poi collegarle, connetterle in qualche modo.
Allora, creare un modello è semplice, nel senso che basta fare una classe, chiamiamola pure model, e io mi faccio creare anche il metodo main per questo modello, perché visto che farà delle cose non banali, cioè dovrà creare un grafo, dovrà avere un main, mi permette di avere un punto in cui inserire del codice di test, far partire quel main del modello che di fatto farà il testing di questa parte dell'applicazione. Per cui in tutte le classi non banali prevedete una funzionalità di autotest usando un piccolo main. Poi se volete usare cose più complicate tipo JUnit siete liberi di farli, ma perlomeno come minimo un main che faccia girare alcuni test di base. E quindi questo modello cosa avrà dentro? Vabbè, come minimo io ho bisogno di memorizzare l'elenco delle nazioni. E poi, in un secondo momento, dovrò costruire un grafo basandomi sulle nazioni e sui loro confini. Quindi, come prima cosa, dovrò avere, diciamo, una lista di country. Che è la lista delle città. Partiamo da qua, iniziamo a caricare la lista di country e poi proviamo a stamparla. Questo dovrebbe essere ormai facile. Creiamoci un costruttore che sia in grado di istanziare il modello. In questo caso semplicemente countries uguale new. Linked list country per il momento non ho altre variabili da inizializzare e poi posso avere un metodo load countries in cui chiedo al modello di caricare le città, quindi al costruttore chiedo semplicemente di inizializzare la collection vuota e invece qua le carico dal database. Caricare dal database le country nella nostra architettura è una cosa molto semplice, nel senso che dovrò costruirmi un oggetto DAO che abbia il metodo per caricarlo. Quindi alla fine tutto la scrivo così imprecisa, ancora incompleta. Dovrò avere una chiamata di un DAO che carichi tutte le country, che mi istituisca una lista, no, di tutte le città, la quale lista la posso andare ad accodare alla mia collection countries. Quindi sarà una cosa del tipo countries.addAll e chiedo al DAO dammi l'elenco di tutte le country che l'aggiungo al mio elenco, elenco che magari prima lo pulisco per evitare che se il metodo venisse chiamato più volte questo possa essere ripetuto. Quindi questo metodo qua del modello fa questa cosa molto semplice, delegando di fatto il 90% del lavoro al DAO. Giusto? E allora facciamo sto DAO poveretto, quindi vado nel PackageDB e mi creo la classe che possiamo chiamare CountryDAO. E nella CountryDAO implemento il metodo che ritorna una lista di country. Metodo si chiama load all countries, giusto? Dove list ovviamente è java.util e country è punto model.
Allora, a questo punto posso, se vogliamo, andare a aggiungere ancora un'istruzione al load countries in cui istanzio effettivamente questo DAO country DAO uguale new country DAO, così perlomeno questo metodo non segnala più errore, anche se ovviamente chiama un load all countries che non esiste ancora. Load all countries in type country DAO. Ok. Quindi ci siamo spostati qua dentro. Dove qua dentro non dobbiamo fare altro che interrogare il database per avere l'elenco di tutte le nazioni. Quindi la mia prima preoccupazione è avere giusta la query, che sarà, proviamolo di qua, ma sarà banale. Siamo sulla tabella country, la query sarà un select. Cosa cerco? Country code, virgola, state abbreviation, virgola, state name, from, il nome della tabella si chiama country. Basta. Se voglio qua posso mettere qualche ordine, ordine per nome, ordine per sigla, ordine per numero, oppure le lascio così come vengono. Dovendo stampare, forse viene bene stamparle in ordine alfabetico per abbreviazione, magari perché è più facile vederle che non lo stato completo. Quindi order by state abbreviation. Ma questa, salvo errori, ma li verifichiamo subito provando ad eseguirla, ci dà l'elenco degli stati, non per codice numerico che non ha nessun senso, ma per abbreviazione. Questa query la dobbiamo trasportare nel codice Java, quindi copio di qua, incollo di qua. Dove questo ovviamente lo dovrò trasformare in una stringa Java, la posso anche lasciare su più linee, tanto che poi la concateni al fondo, perché in Java una stringa non può essere più lunga di una riga, punto e virgola. Fate solo attenzione che questo errore io lo faccio spesso, così sembra giusta, sembra fatta bene. In realtà ho incollato un errore di sintassi qua. Manca uno spazio. Perché se andate a vedere qua, state name a capo from. Ma qui c'è uno state name e poi subito dopo la F di from. Cioè tra la E di state name e la F di from non c'è niente, sono attaccate. Quindi MySQL mi segnala ovviamente errore di sintassi. Quindi devo ricordarmi quando faccio questo giochino di aggiungere uno spazio alla fine delle righe. Dell'ultima non servirebbe, ma lo faccio su tutte così non mi sbaglio. Allora, in questo caso sto costruendo una query corretta. Perché se mi dici, beccato un errore di sintassi, dici, ma non arriva. L'ho provata di là, e sì, ma non è proprio la stessa. Una volta che ho la query, ho il solito lavoro che fanno i DAO. Collegarsi al database, eccetera. Quindi dovrò fare connection con uguale db connect, sono già predisposta la classe db connect, ma è sempre lei ovviamente, get connection, e connection è com, occhio lui la prima che mi propone con MySQL JDBC, stiamone lontani, a noi interessa solo java.sql. Noi non dobbiamo andare a prendere la classe privata di MySQL, ma l'interfaccia generale del JDBC. Poi creo uno statement. Abbiamo detto la volta scorsa, da adesso in avanti useremo sempre dei prepared statement. Mai l'oggetto statement semplice. In realtà qua non cambia niente perché non ci sono parametri.
però voi mai che dopo domani dobbiamo aggiungere un parametro, abbiamo già tutto pronto per avere st uguale con punto prepare statement SQL. Ovviamente quando faccio il prepare statement devo prepararmi a gestire le eccezioni, quindi ovviamente tutto il codice JDBC andrà a finire dentro un unico try catch e poi eseguo la query result set uguale statement.execute query. Execute query perché voglio che mi ritorni un risultato. Result set, guarda caso, sempre Java SQL. Scusate, manco un pezzo, RS. Okay. A questo punto ho fatto la query, avrà un certo numero di righe e una per volta le prendo e mi costruisco una collection. Quindi sarò un while rs.next per ogni riga del risultato, sperando che ce ne sia almeno uno, che non ci siano state delle eccezioni, creerò un nuovo oggetto di tipo country, e new country, e il costruttore dell'oggetto country si aspetta questi tre parametri: country code, state abbreviation e state name. Questi campi li vado a estrarre dal risultato della query, questo lo sappiamo già, quindi il risultato della query sarà resultset.getInt, country code un intero, di C-code. Questo è il nome della colonna, si chiamava C-code. Poi resultset.get string di state abbreviation e infine rs.get string di virgolette state me. E tutto questo l'ho aggiunto in una collection che restituirò al mio programma chiamante. Quindi collection che a questo punto devo definire. Chiamiamola list via. Uguale. Quindi una volta che ho creato un nuovo oggetto estraendo la riga dal database, lo aggiungo alla lista. Alla fine del while ho letto tutti gli stati, li ho aggiunti tutti nella lista e posso ritornare al risultato non prima di aver chiuso ovviamente la connessione. Negli altri casi, quando qualcosa va storto, ritornerò un null, che scatenerà probabilmente un null pointer exception nel chiamante, ma non possiamo farci molto altro. Allora, questo è il lavoro da DAO. Nel modello abbiamo chiamato questo metodo, vediamo se funziona. Vediamo se funziona, significa cominciamo a istruire il main affinché testi perlomeno questa prima funzionalità di caricare tutte le country. Quindi istanzio nel mio main una copia del modello di me stesso e poi mi faccio caricare mold.load countries.
Ah no, sì, questo non ritorna niente. Semplicemente le cariche e basta. Poi magari le voglio stampare. Per stamparle dovrei avere un metodo, un getter, all'interno del modello per restituire queste country che ho appena letto. Allora mi faccio generare un getter per countries. Il setter non lo di sicuro, perché le setta lui leggendo dal database, ma un getter ci può stare. E quindi io posso avere il mio ciclo per stamparli. For country c che naviga sul m.getCountries system.out println c.toString. Main molto scemo che semplicemente fa caricare il database e stampa. Se va bene. Avremo la stampa di tutte le nazioni che sono state caricate dal database. Quindi qua, fino a qua so che questi metodi di caricamento della lista funzionano. Quindi adesso nulla di diverso rispetto alla settimana scorsa. Adesso noi però vogliamo costruire un grafo in cui queste città siano vertici, giusto? E poi questi vertici sono collegati tra di loro se gli stati corrispondenti sono confinanti. Ok, allora, per farlo ovviamente il mio modello dovrà memorizzarsi anche un grafo. E allora mi chiedo che tipo di grafo mi serve? Ho aperto, scusate. Ho aperto il file sbagliato. Ah, questo. Eccolo qua. Queste sono le slide che cercavo. Allora, il grafo che mi dice quali stati confinano tra di loro? Un grafo orientato o non orientato? Non orientato. E quindi metà sinistra. È un grafo pesato o no? Non pesato. O se è confinante o no. Poi decideremo qual è il criterio di confinanza. No? Quindi siamo sulla prima colonna. Semplice, multi, pseudo o altro? Grafo semplice. Quindi alla fine la classe si chiama SimpleGraph, che è un'istanza di UnderratedGraph, semplicemente interfaccia UnderratedGraph. Però SimpleGraph è ciò che ci serve. Ok, quindi qua creiamoci una SimpleGraph. Io qua ho già importato nel progetto la libreria JGraphT, ovviamente l'ha trovato perché è già nelle librerie e l'ho già impostata. SimpleGraph è una classe che ovviamente è parametrizzata col tipo di vertice e il tipo di arco. Qual è il tipo di vertici? La country. L'oggetto che funziona come vertice non è più uno string semplice, un intero, ma un country. E come arco, qui non abbiamo di nuovo requisiti particolari, ma abbiamo default edge, normale, senza attributi, senza informazioni associate, quindi l'oggetto di default per gli archi non pesati, l'altro sarebbe default weighted edge se avessi i pesi. Chiamo questa istanza graph e la inizializzo nel costruttore. Creo un nuovo grafo vuoto, ovviamente, e ricordiamoci che nel costruttore di tutte le classi grafo in JGraphT ci devo passare l'oggetto class che descrive l'arco.
quindi in questo caso sarà default edge punto class punto virgola. Quindi ho creato un grafo vuoto, tanto per non avere null pointer per i piedi, tra i piedi. Adesso questo grafo lo devo costruire. Costruire un grafo, quasi sempre, significa ci metto dentro i vertici e poi ci aggiungo gli archi. Allora, creiamo un altro metodo, buildGraph, in cui effettivamente abbiamo le operazioni per costruire il grafo. Prima operazione, i vertici. I vertici li ho già in una collection perché sono le mie countries. E quindi è sufficiente dire al grafo di aggiungere, dovrò ripetere tante volte, graph.addVertex, addVertex è il metodo di graph per aggiungere un vertice, per ogni elemento della collection. Oppure, come vi ho accennato la volta scorsa, esistono i metodi di utilità nella classe Graphs, tra i quali quello più comodo è addAllVertices, che in un colpo solo è in grado di popolare il grafo con tutti i vertici presi da una collection. AddAllVertices, come tutti i metodi di utilità, ha come primo parametro il grafo su cui deve lavorare, quindi in questo caso era thisGraph, e vertices è la mia collection countries. Fatto. Vogliamo vedere se funziona. Un'istruzione molto brutale qua dentro il metodo. Facciamoci serializzare il grafo. Ovviamente su grafi di una certa dimensione è un po' da suicidio, ma vediamo cosa salta fuori. Mi immagino di avere un grafo con tanti vertici e nessun arco, ovviamente, perché gli archi non li ho messi. Quindi nel mio main chiamerò il metodo buildGraph, che per ora aggiunge solo i vertici, non ancora gli archi, e mi aspetto di vedere che alla fine, eccolo qua, nell'ultima riga, aperta tonda, vertici, virgola, archi. Gli archi sono vuoti, ma l'elenco dei vertici ovviamente è elencato in questa, dentro questa parentesi quadra, e che contiene uno dopo l'altro, separati da virgola, il toString del mio nodo country. Quindi queste altre parentesi quadre ce l'ha messo il mio toString, country.toString. Ma qui siamo neanche a metà del lavoro per la costruzione del grafo, perché per ora abbiamo i vertici. Come faccio ad aggiungere gli archi? Allora, qui ci sono 100 modi diversi. Un modo potrebbe essere, ok, prendo tutte le coppie di country, quindi faccio un doppio loop, e per ciascuna coppia di country chiedo al database, questi due stati sono confinanti o no? Un algoritmo n quadro che fa n quadro query, e alla fine se sono confinanti aggiungo un arco, altrimenti no. È un estremo, faccio tantissime query piccole piccole. L'altro estremo è mi faccio un'unica query che mi restituisca tutti questi dati. Quindi incapsulerò questi dati in un, ho le colonne che mi servono, che in particolare sono queste qua, la state 1 e la state 2. Incapsulerò questi dati in un oggetto, usa e getta perché non mi servirà praticamente a nient'altro, mi dà una lunga collection di 70.000 item, se non sbaglio,
E poi aggiungerò per ogni elemento di quella collection un nuovo arco al mio grafo. Quindi faccio una query sola che mi dà tutti i risultati insieme. Me li porto in pancia al programma e man mano che lì leggo un arco, una riga della query, aggiungo un arco. Poi la terza possibilità, questa qualche difetto ha, che per un istante di tempo, anche breve, tutta questa tabella l'ho letta in memoria. Perché il metodo del DAO la legge tutta, me la restituisce come collection, io questa collection la leggo, creo gli archi e poi non mi serve più quella collection. Però per un momento il mio programma ha dovuto memorizzare tutto. Magari non mi serve, magari è un problema di memoria, eccetera. Però ovviamente ha stressato molto meno il database, perché anziché fargli 70.000 query da una riga, gli faccio una query da 70.000 righe, ma è più contento il database ovviamente, perché è ottimizzato per far questo. Poi c'è la via di mezzo. La via di mezzo che prevede di scegliere uno stato per volta delle mie countries, il primo, il secondo, il terzo, e poi per ogni stato fare una query che chiede al database: senti, ma di questo stato mi dici quali sono i confinanti? E lui ovviamente mi darà una piccola lista di altri country che sono confinanti con lui. Che sarà, dico piccola, perché dato uno stato quanti confinanti potrà avere? Non lo so, lo scopriamo, anzi, uno degli obiettivi è proprio capire qual è il grado di connettività. Che è un po' una via di mezzo, dicevo, perché faccio tante query, ma non una per ogni arco, per ogni coppia di stati, bensì una per ogni stato, quindi non faccio 280 al quadrato query, ne faccio solo 280, che sono radicalmente di meno, e ogni query restituisce una collection relativamente piccola e non quella enorme. Quindi in questo caso la via di mezzo mi sembra che sia quella preferibile. Non è detto che debba essere sempre così, eh. Ogni volta però cerchiamo, prima di buttarci a implementare, cerchiamo di ragionare quali sono le mie opzioni, e le opzioni in qualche modo sono, devo, diciamo così, valutare quanto lavoro fare nel codice Java e quanto lavoro fare nel database. Perché alla fine il risultato sarà sempre lo stesso, il grafo con gli archi connessi. Però dove viene fatta la selezione, dove viene fatta l'aggiunta, dove viene fatta la ricerca, è una collaborazione tra codice che scrivo nel DAO e codice che scrivo in SQL. Quindi faccio più query più sceme o meno query più complesse. Poi l'importante ovviamente è arrivare al fondo in modo efficiente, soprattutto. Allora, in questo caso io direi che mi scelgo la via di mezzo e quindi considero tutte le stati, tutte le nazioni. Chiamiamola C1, un arco va da C1 a C2. Tutte le nazioni del mio set di countries, e per ciascuna di queste chiedo al DAO di dirmi quali sono gli stati confinanti. Quindi anche qua mi dovrò istanziare una copia del DAO e qua chiederò al DAO di darmi la lista delle città confinanti, quelle bordering, a cui chiederò get bordering countries della città C1, col criterio di vicinanza 1 via terra. Giusto? Dobbiamo dirgli quale criterio usare. Preferisco averlo qua che non cablarlo dentro la query. Occhio, criterio di vicinanza minore o uguale a questo. Cioè, se io indico come criterio di vicinanza 3, vorrei che lui mi restituisse tutti quelli che hanno vicinanza 1, oppure 2, oppure 3. Non solo quelli di 3. Perché visto che sono lì, diciamo così,
sovrainsiemi uno rispetto all'altro, io dico qual è l'insieme più ampio che mi interessa. E quindi rimango qua, poi dopo faremo il metodo del DAO. Ho chiesto al DAO, senti, ma io dalla nazione C1 mi dici quali sono i confinanti, dammeli in una lista. Io questa lista poi la vado a analizzare e per ciascun account C2 che è stata, di cui il DAO mi ha detto che era confinante con C1, vorrà dire che devo aggiungere un arco tra C1 e C2. Add edge, ho un metodo add edge direttamente dentro graph a cui passo il source vertex e il target vertex della country. Source vertex sarà C1 e il target vertex sarà C2. Qui ci stiamo fidando dell'hash code della classe country. Perché io sto aggiungendo un arco tra C1 e C2, dove C1, guarda caso, sono proprio le countries. Sono proprio i vertici del grafo, perché i countries sono proprio gli oggetti che io ho aggiunto al grafo. Sono proprio loro. Quindi sono sicuro che quando ti passo C1 ti passo il riferimento a un oggetto che il grafo ha già. Però quando gli passo C2, gli passo una country che mi ha restituito l'ha appena creata il DAO adesso. Sì che ne sa quel metodo del DAO che esiste da qualche parte un grafo che contiene già i vertici. Per cui l'istanza di Stati Uniti d'America che restituisce questo C2 non è la stessa, non è lo stesso oggetto Stati Uniti d'America che troviamo dentro il country. Sono uguali nel senso di equals, ma non sono lo stesso oggetto. Quindi questo è il motivo per ricordarci che, visto che i grafi sono alla fine collection molto sofisticate, l'oggetto base su cui costruiamo i vertici deve avere tutti i metodi per poter essere ricercato, ritrovato e confrontato. In questo caso, tanto per, visto che siamo entrati nel discorso, in questo caso per iterare, visto iterando su tutte le città, in realtà quello che forse ho detto parole è iterare su tutti i vertici del grafo. In questo caso l'elenco delle città e i vertici del grafo sono la stessa cosa. Ma in un altro contesto in cui magari la collection che conteneva, sulla base della quale ho costruito il grafo non ce l'ho più, o non ce l'avevo, non la conosco, o li ho modificati, se io voglio iterare su tutti i vertici del grafo lo posso fare, perché ovviamente l'oggetto graph ha un vertex set, un attributo che si chiama vertex set, che viene restituito come set e non come list, perché così internamente li memorizza e perché i vertici giustamente non hanno un ordinamento proprio naturale. Quindi questo funziona sempre, ogni volta che voglio iterare tra i vertici di un grafo posso usare questo costrutto. Quindi diciamo, possiamo, in questo caso è uguale perché il vertex set è esattamente la lista che gli ho aggiunto. È composta esattamente dagli stessi elementi che gli ho aggiunto nella lista. Non è la stessa collection, ma è un'altra collection con gli stessi elementi. Ok, non ci rimane che il lavoro sporco di costruire nel DAO questo metodo. Il lavoro sporco lo facciamo sempre nel DAO. Allora, altro metodo, public. Questo restituisce sempre una lista di country. E si chiama getBorderingCountries. Che parametri riceve questo signore? La città, la country, la nazione di cui voglio conoscere i confini e il livello di vicinanza. Com'è che lo chiama lui? Cont type, contiguity type.
È la prima volta che lo scrivo cont type, perché non ho costruito un bin, un Java bin, per rappresentare quella tabella. Ricordate le regole che ci eravamo dati? Io costruisco un bin per ogni tabella principale, ma per le tabelle che rappresentano solamente delle relazioni, o soprattutto delle relazioni, non è necessario costruire dei bin. Infatti qui la sto interrogando a pezzettini questa tabella, ma il suo vero contenuto non mi interessa mai in questo caso. Poi se volessi, ovviamente nessuno me lo vieta, però il motivo per cui non ho fatto un bin, perché in prima istanza quella è una tabella che mi fa una relazione tra country e country. Se facessimo un modello di R, avremo la classe country e poi una relazione tra country e country che si chiama contiguity. Allora, qui in realtà mi ritorna una lista di country, quindi sarà uguale, non dico al 90%, ma all'85% a quello di prima. Quindi permettetemi un copia e incolla, dove ovviamente la query è diversa. La query non sarà dammeli tutti, ma dammi quelli che... Allora, parentesi SQL, andiamo a scriverla questa query. Allora, io alla fine voglio delle country, degli utenti country, quindi sempre un select, com'è che si chiamavano, C-code, virgola, C-code, virgola, stateTab, virgola, stateName, from, ovviamente from country, ma non mi basta perché ci devo mettere anche dentro contiguity. Faccio una join tra country e contiguity e la join la faccio sul fatto che la country 2 sia uguale a quella che gli ho passato. Quindi country.cCode sia uguale a contiguity punto stato numero, stato 2 numero, numero dello stato 2. Perché invece il numero dello stato 1 glielo dico io. Qual è negli Stati Uniti? Il 2, per esempio. E contiguity type minore o uguale, esempio, a 1. Metto minore o uguale perché se l'utente mi passa 3, io voglio accettare 3 e 2 e 1. Okay? Questo dovrebbe essere... è fatto. Dice gli Stati Uniti sono confinanti con Canada e Messico. Se io volessi anche al confine via acqua, aggiungo il 3, 2, 3, e mi aggiunge anche la Russia. Se volessi anche nelle acque profonde, mi trovo anche le Bahamas e Cuba. No, qui gioco sul concetto di contiguità che voglio dare. L'Italia non mi ricordo quant'era. Qualcuno ha a mente quanto fosse l'Italia, no? Vediamo se abbiamo qua. ITA 325. Via terra l'Italia dovrebbe confinare con Francia, Svizzera, Germania, Regno Austro-Ungarico, un po' demodema c'era, Austria, Due Sicilie, San Marino, Modena, Parma, Jugoslavia e Slovenia. Qui c'è un po' un mix di presente e di passato, perché non abbiamo fatto nessun filtro sugli anni. Modena è curioso. Ma anche il Vaticano? Ah, non c'è San Marino, ma Modena. Questo è quello che dice data. Temo di aver sbagliato a importare. Secondo me mancano delle righe in quella tabella lì, però. Se andassi invece a comprendere anche
via mare si è aggiunta la Slovenia, sicuramente la Croazia, che non confina direttamente perché dal Friuli non li vedo, e forse se aggiungo un 5, se aggiungo un 4 si aggiunge anche Monaco, posso arrivarci via mare anziché via terra, e il Nord Africa, alcuni stati del Nord Africa. La Grecia non me l'ha messa, si vede che supera i 250. Ok, ma per ora accontentiamoci di questo. È un mix storico, ma come grafo più che altro la query ci soddisfa. Allora, ovviamente questa query viene parametrizzata rispetto al numero dello stato e al numero del tipo di contiguità. Questa query la vado a infilare nel metodo getBorderingCountries, la giavizzo, e ovviamente mettendo le virgolette, gli a capo, gli spazi dove deve, dove devono esserci, e mettendo un punto interrogativo dove ci sono i parametri da sostituire. Che sono qua. Ok? Allora, fatto questo, dobbiamo, prima di eseguire la query, ovviamente inserire i parametri dentro la query stessa. Quindi ho preparato lo statement con i parametri dentro e poi, prima di fare execute query, dovrò settare questi parametri. In entrambi i casi sono parametri interi. Il primo parametro è il country code della country, quindi c.getCountryCode. Il secondo parametro, sempre un int, secondo parametro è il count type. Quindi non è direttamente l'oggetto count il primo parametro, ma un suo attributo. Ho l'oggetto count e vado a pescare l'attributo che mi serve per comporre la query. Questo non è più C ma diventa C2, mettiamo C2 qua, dovremmo essere a posto. Riproviamo a lanciare il nostro main di prova. Allora, ci interessa l'ultima riga, noi sappiamo già che qui c'è l'elenco degli stati, ma se andiamo in fondo dovremo cominciare a vedere le coppie di stati, che il Botswana sia confinante con la Zambia, che la Bosnia e Erzegovina è confinante col Montenegro, sono già più sicuro di questo rispetto a Botswana, e Bulgaria e Macedonia sono confinanti, Cambogia e Vietnam e così via, Camerun e Nigeria, Camerun e Gabon, eccetera eccetera. Quanti sono questi confini? Quanti sono questi stati? Facciamocelo dire così abbiamo un'idea. Sempre nel nostro main possiamo dire punto format, diciamo, il grafo ha tot vertici e tot archi. Dove il numero di vertici, no, stai dentro la rotonda. Il numero di vertici lo posso ottenere, aspetta un attimo che graph è una variabile che non ho, di cui non ho ancora il getter, quindi lo aggiungo.
quindi, qui essendo nel main non ho accesso diretto agli elementi, quindi avrò m.getGraph. Dunque, come faccio a sapere quanti vertici ha? Ottengo il vertex set e vado a vedere la sua dimensione. E così per sapere quanti archi ha, prendo l'M, dammi il grafo, dammi l'insieme edge, non c'è un edge set. Ah, non è get class, scusate, get graph. Ho fatto il completamento sbagliato. Edge set punto size. Adesso, visto che c'è questa cosa, possiamo magari evitare di stampare tutto il debug, tanto abbiamo capito che ci sono delle cose sensate, ma non andremo mai a leggere una a una. Dov'è che stampava il grafo? Qua sotto. Su 118 vertici, 396 archi. Se volessimo sapere con questi criteri qual è la nazione che ha il numero massimo, il numero più alto di altre nazioni confinanti, lo potremmo fare interrogando, noi siamo nella classe simple graph, ma la rete ha un'idea diversa. Infatti c'è un metodo degree, getDegree se non sbaglio, su ogni vertice, quindi vado a consultare vertice per vertice, mi faccio dare il grado di una vediamo, fatemi solo vedere, senza documentazione, vabbè, non perdiamo tempo dietro alla rete. E a questo punto abbiamo il grafo, lo possiamo interrogare, navigare, attraversare. Quindi molto spesso il primo passo degli esercizi in cui dobbiamo lavorare con dei grafi è proprio costruirli, ma alla fine la metodica è quasi sempre la stessa, sì, o molto simile. Dipende da come sono strutturati i dati di partenza, ma alla fine le due domande a cui devi rispondere sono: chi sono i vertici, chi sono gli archi? Per rispondere a chi sono i vertici e chi sono gli archi, alla fine dovrai decidere quali interrogazioni devo fare, quali query, quali dati mi servono. Io in chiusura vorrei raccontarvi, oltre ovviamente a navigare i singoli nodi, voglio spendere gli ultimi 5 minuti a dirvi qual è l'operazione più semplice che posso fare su un grafo, cioè la visita. Visitare un grafo significa partire da un vertice e da lì esplorare tutti i possibili cammini che partono da quel vertice e quindi scoprire quali sono tutti gli altri vertici raggiungibili dal vertice dato. Questa è la definizione di visita, è una esplorazione sistematica del grafo partendo da un vertice sorgente e quindi identificando tutti i vertici altri, diversi da lui, che siano da lui raggiungibili. Però poiché il grafo è una struttura che è multidimensionale, non è un lineare, esistono vari modi di fare questa visita, molti. I due più famosi sono indicati qua, la visita in ampiezza e la visita in profondità. La visita in ampiezza dice, dato un vertice, prima trovo tutti i suoi adiacenti, poi trovo gli adiacenti a quelli che erano adiacenti di primo livello, poi trovo gli adiacenti degli adiacenti degli adiacenti e così via. Vado per livelli successivi di distanza. La visita in profondità invece
parto dal vertice sorgente, trovo il primo adiacente e prima ancora di considerare gli altri adiacenti del primo, dopo che ho trovato il primo adiacente vado a vedere gli adiacenti suoi e poi quelli ancora avanti e vado avanti finché trovo roba nuova. Quando non trovo più niente di nuovo tornerò indietro e cercherò qualche cos'altro. Vediamolo meglio. La visita in ampiezza identifica tutti i vertici raggiungibili visitandoli per livelli. Quindi noi partiamo da una situazione iniziale, il cosiddetto livello 0, in cui ho un insieme S0 di vertici, che è la sorgente stessa, il vertice di partenza. Poi costruirò S1 come insieme di tutti i vertici che non sono ancora stati visitati e che siano adiacenti ai vertici di S0. Poi costruirò S2, che è l'insieme dei vertici di livello 2, cioè di distanza 2 dalla sorgente, come insieme di tutti i vertici non ancora visitati e adiacenti ad almeno un vertice di S1 e così via, fino a quando trovo ancora vertici nuovi. Graficamente lo possiamo vedere così. Supponete che S sia la sorgente. Lui è l'insieme di livello 0, per definizione. L'insieme di livello 1 quale sarà? Sarà composto da tutti i vertici che sono adiacenti a S, che sono RW. RW è l'insieme di livello 1. L'insieme di livello 2 qual è? È l'insieme dei vertici che sono adiacenti o a R o a W, ma che non siano né R né W né S, cioè non siano vertici che ho già visto. Quindi ci sarà V, T e X. V adiacente a R, T adiacente a W, X adiacente a W. Quindi questi sono i vertici di livello 2. 2 vuol dire che per raggiungere da S dovrò fare due passaggi. Ovviamente l'insieme di livello 3 sarà composto da U e Y. E poi se mi chiedessi qual è l'insieme di livello 4, non trovo nulla perché gli adiacenti di U e di Y sono solamente T e X, ma T e X già li conosco e quindi non devo andare a scoprire nuovi vertici. Ho fatto quindi quella che si chiama visita in ampiezza del grafo, no? Per gusci successivi. Quello che ottengo, se andate a vedere, è anche un albero. Io, se vado a vedere come ho scoperto i nodi, facendo la visita, mi accorgo che W l'ho messo dentro perché era adiacente ad S. T l'ho messo dentro perché, a livello 2, era adiacente a W di livello 1. Quindi il fatto di esplorare il grafo in qualche modo induce, evidenzia alcuni archi, cioè sono gli archi che ho usato nello scoprire nuovi vertici. Questi archi sono un albero, compongono un albero. Perché? Innanzitutto perché quello deve essere un albero, un grafo connesso non ciclico. Connesso lo è perché, proprio perché l'esito della visita è trovare tutti i vertici raggiungibili. Non ciclico perché ho la clausola che un vertice non deve mai essere aggiunto se già lo conoscevo. Quindi non creo mai dei cicli all'indietro su vertici che raggiungo una seconda volta dopo averli già raggiunti prima. Un albero di cui S tendenzialmente è la radice, che mi definisce, se ci fate caso, i cammini minimi per arrivare a qualunque vertice del grafo partendo dal vertice sorgente. L'albero di visita in ampiezza, quindi l'albero che ottengo segnandomi, tenendo traccia di quali vertici scopro durante una visita in ampiezza, si chiama appunto albero della visita in ampiezza, non ha un nome più corto, e riassume tutti i cammini minimi o i cammini fatti dal numero minimo di archi. Questa è più corretto perché nel caso in cui l'arco non sia pesato sono anche i cammini di lunghezza minima, perché lunghezza è uguale. Nel caso in cui il grafo fosse pesato non è più vero questo, ma sono sicuramente i cammini che impiegano il numero minimo di archi per raggiungere tutti i vertici raggiungibili. E quindi lo possiamo usare, il meccanismo di una visita in ampiezza, per scoprire i cammini più brevi all'interno di un grafo non pesato.
dove assumiamo quindi il numero di archi come una misura della lunghezza o distanza del cammino. Se invece parliamo di grafi pesati, le cose si complicano, e quindi non ci basta usare un metodo così semplice. Ecco, non vi parlo adesso della visita in profondità, ma voglio solo dirvi come fare a usare una visita in ampiezza nella libreria JGraphT. Nella libreria JGraphT una visita viene implementata attraverso il concetto di iteratore in Java. C'è una classe in cui ho un metodo next che ogni volta mi restituisce il prossimo vertice che scoprirei durante una visita in ampiezza. E quindi c'è una classe generica GraphIterator che permette di esplorare il grafo facendosi restituire i suoi vertici in ordine diverso. Questa è l'interfaccia generale, all'interno della quale c'è un breadth first iterator, quindi un iteratore che quando lo inizializzo lui inizializza una visita in ampiezza a partire da un nodo sorgente e poi ogni volta che chiamo il vertice successivo lui va avanti di un passettino nella visita in ampiezza, quindi mi fornirà per primo la sorgente, poi tutti i nodi di livello 1, poi tutti i nodi di livello 2 e così via. Quando mi restituisce null vuol dire che ho finito la visita. E poi questo iterator, vedete che ha il metodo next per dire darmi il prossimo vertice, e ha un metodo hasNext, che è un booleano, che mi dice c'è ancora o non c'è ancora, come tutti gli iterator, no? Ovviamente implementa l'interfaccia iterator. L'ultima frase, diciamo così, un pochino più approfondita è: l'iterator da solo mi serve per avere l'elenco dei vertici raggiungibili, ma se io volessi anche l'albero di visita o qualche informazione in più su come e quando vengono scoperti i vertici, allora è possibile registrare degli ascoltatori, del listener, durante la visita. Ad esempio io posso aggiungere un edge traversed listener, che è una mia funzione, che viene chiamata ogni qualvolta l'algoritmo di visita attraverso un arco. Ovviamente come parametro questa funzione avrà il riferimento all'arco. Quindi in quel momento io posso intercettare quell'arco e sapere, mi salvo da qualche parte, che quell'arco farà parte magari dell'albero dei cammini minimi, se mi serve. Questo detto in 20 secondi è un pochino condensato perché è un argomento un pochino più complesso. Lo riprendiamo a valle poi del laboratorio di domani, che sarà ovviamente sui grafi di questa complessità, costruzione e visita di grafi. Se non ci sono domande, io ho finito.